Buongiorno o buonasera, dipende in quale fuso orario vi trovate, a tutti. Sono Fabio Sanvitale e con me nell'altra parte dello schermo c'è Antonella Delfino Pesce, che ringrazio per essere con noi oggi. Buongiorno o Ciao a buonasera, tutti, quella prima. ciao a tutti. Ecco, siamo qui per parlare di un caso di cui ti sei occupata e che sta interessando tantissime persone, che è l'omicidio di Nada Cella, che è avvenuto molti, molti anni fa, era il 96, e che da allora è rimasto un caso irrisolto, che forse oggi ha delle probabilità, delle possibilità di essere risolto, ma questo poi sarà una corte d'assise a stabilirlo. Allora, innanzitutto però ti vorrei ringraziare perché so che non è che, insomma, passi le giornate a concedere interviste, per cui sono molto contento di poterti fare queste domande oggi. Allora, innanzitutto, vabbè, il caso lo riassumiamo in due parole, ma in realtà, insomma, no? Lo conoscono tutti. La vicenda è quella appunto di questa ragazza che, e qui partono tutti i paragoni con Via Poma, che ci risparmieremo naturalmente, viene trovata assassinata all'interno dello studio del commercialista Marco Soracco. Dove siamo a proposito? Siamo a Chiavari, che è una bellissima cittadina. Io ci sono stata ovviamente tante volte, a me è piaciuta tanto, ma io sono innamorata della Liguria e di Genova, forse non faccio neanche troppo testo. Sì, devo dire, devo aggiungere a livello personale che è facile innamorarsi di Genova poi. Ok, quindi in questo appartamento Nada viene uccisa in un orario che è intorno alle 9 di mattina, ok, più o meno. In questi casi si usa dire, si mette l'avverbio brutalmente, brutalmente assassinata, e a tutt'oggi noi non sappiamo chi è stato e perché. Un omicidio molto particolare, perché teoricamente non ci dovrebbe essere nessun motivo per uccidere la segretaria di un commercialista, segretaria che non ha né una doppia vita né altre situazioni. Dopo varie persone indagate e dopo varie archiviazioni, come entri in scena? Io entro casualmente in tutto questo, in questa situazione che era ormai archiviata da anni, perché il caso era archiviato dal 2011, e definitivamente perché c'erano state delle riaperture però antecedenti al 2011. Io faccio richiesta per entrare al master in criminologia e scienze forensi all'Università di Genova presso l'ospedale San Martino. In realtà io prima mi occupavo di genetica umana e veterinaria e ero transitata da poco alla genetica forense perché comunque avevo capito che mi piaceva molto di più della genetica medica, quindi ero transitata di mia volontà presso la genetica forense e di là mi sono detta facciamo il master perché sicuramente è un valore aggiunto, magari mi dà un'altra prospettiva. E quel master lì fu molto frequentato, eravamo tantissimi, per cui i primi giorni ci dissero di trovarci un argomento per la tesi del master e io non avevo molta idea su cosa, insomma, di cosa occuparmi. E così ero ospite di un tuo collega che era un giornalista del secolo XIX. E fu lui a dirmi: ma perché non ti occupi di un caso, insomma, qui della Liguria? Magari io qualche contatto ce l'ho, ti posso dare i contatti dei familiari delle vittime, per te magari è più facile. E fu lui a parlarmi del caso Nadacella, che io avevo sentito, però non è che mi fossi mai interessata più di tanto. Quindi di là presi contatto con Silvana, che è la mamma di Nada Cella, e lei all'inizio mi ha scambiata per una giornalista al telefono. Io la contattai al telefono, le chiesi un appuntamento, lei mi scambiò per una giornalista. Poi, quando sono andata a trovarla la prima volta, le ho spiegato subito: guarda, io non sono una giornalista, faccio tutt'altro e vorrei fare una tesi sul caso di tua figlia.
E lei la prima cosa mi disse: va bene qualsiasi cosa, perché il caso è archiviato da tantissimi anni, quindi per me va bene purché si riparli di nada, purché se ne parli. E di là è iniziato tutto. In realtà, molto ha fatto il rapporto fra me e Silvana, perché comunque ci siamo trovate subito bene, subito in sintonia, siamo state. Io dico partner in crime per tanti anni dopo quel primo incontro. Ecco, quanti dal momento in cui hai potuto esaminare i faldoni del caso, cioè quanto tempo hai messo per esaminarli? Cerchiamo anche di far capire a chi ci sta seguendo cosa significa affrontare realmente un cold case, che è una cosa molto figa, effettivamente a Sì. parlarne, ma implica una fatica bestiale. Implica una fatica bestiale perché prima di arrivare in possesso dei faldoni c'è una trafila da seguire. Quindi di solito il familiare della vittima chiede o di sua sponte o tramite l'avvocato di acquisire i verbali se già non li ha. Nel mio caso, per nada c'erano già gran parte dei verbali, perché erano stati acquisiti dal papà, che poi era deceduto, e quindi erano ancora in casa, un po' sparsi, un po' presso un avvocato che all'epoca si era occupato del caso, ma poi era deceduto. Quindi la prima parte è stata dedicata a raccogliere questi verbali un po' ovunque. Io mi ricordo che 2 o 3 volte, quando andavo a Genova al master, poi passavo da Chiavari, da Silvana, e mi portavo il trolley. E mi portavo una parte dei verbali, l'ho portati così all'inizio con lo zaino, con il trolley, così in maniera molto un po' vintage come acquisizione verbali. Diciamo che in questo caso all'inizio è partito in maniera del tutto rocambolesca, perché la mia intenzione era quella di studiarmi la perizia di genetica forense. E quindi capire se ci fossero dei margini per fare qualcos'altro sui reperti. E quindi i verbali li ho acquisiti andandoli a ricercare in soffitta, nella cassa dove conservava le cose Silvana, oppure presso l'avvocato, il figlio dell'avvocato deceduto. E quindi ho acquisito gran parte dei verbali. La parte più difficile nei cold case è questa: prendersi tutti i verbali riguardanti un caso. Perché? Perché adesso sono tutti digitalizzati, quindi non si fa grande fatica, ma i verbali di un caso, adesso non solo Nada che è del 96, ma anche Montanari che è del 1981, sono tutti cartacei. Quindi Dipende non dal è proprio. tribunale, insomma. Dipende dal tribunale, a volte il tribunale non li trova, manda qualcuno, passano mesi. Sì. E per esempio, nel caso Montanari, i verbali io li ho avuti da Salinaro, che è sempre un tuo collega, perché giornalisti, è sempre colpa dei giornalisti, dico Sempre io, colpa però dei giornalisti, l'hai saputo. Siamo nel sempre noi. caso Montanari, i verbali io li ho avuti da Pigi Salinaro, che li aveva conservati, acquisiti e conservati per 40 anni. Quindi la prima parte, il primo Io step è proprio trovare tutti i verbali quando si parla di cold case. E questo già. confermo di aver cercato, per esempio, lungamente verbali di un serial killer relativi faldoni relativi al processo di un serial killer italiano e neanche la procura e il tribunale sapevano più dove stavano. Cioè, quindi sono cose che purtroppo succedono. Quanti faldoni ti sei sciroppata, insomma, per questo Erano circa caso? 12 faldoni, più o meno 1.000 pagine l'uno. E anche lì, Ecco. quando arrivano, non arrivano mai belli catalogati, faldone 1, per esempio, in ordine cronologico. C'è una situazione marasmatica di pagine verbali a metà, magari l'inizio di un verbale è nel faldone 1, la fine del verbale è nel faldone 12. Quindi diciamo che la prima cosa che viene da fare è prendere e lanciarli dalla finestra quando Finestra. si sono seduti E in un poi impeto.
In un impeto di rabbia. E tra l'altro poi con tutte le cose messe doppie o triple, perché poi si ritrovano magari deposizioni, relazioni che sono ripetute Tra due o tre l'altro, volte. i verbali Nada erano anche conservati un po', insomma, recavano evidenti segni del tempo, per cui alcuni si erano un po' scoloriti. Per cui il ricordo che ho è di averli poi dovuti ripassare con la penna per renderli leggibili, perché alcuni in certe parti non erano più leggibili. Se c'era la macchia di umidità, ovviamente quella parte non era leggibile e quindi me la sono ricalcata. Diciamo, facevo una frase, una parola, una frase a sera, ricalcavo e poi in maniera che fosse interpretabile ciò che era scritto. Quindi la prima parte è quella più, se vogliamo, noiosa, perché acquisizione dei verbali, messa in ordine dei verbali e indicizzazione, perché poi Quanto tempo la hai cosa impiegato fondamentale. per... Quanto tempo hai impiegato per fare tutto questo su 12.000 pagine? Qualche mese. E Fai alla conto che io soffro fine... di insonnia, quindi sono stata agevolata in questa opera. C'è chi conta da le questa pecore, situazione. io contavo i verbali. Senti, e alla fine di tutta questa situazione, qui c'è uno dei grandi vantaggi, no? Che dicevamo parlando, insomma, del riesaminare un cold case, è quello di arrivare quando la polvere si è posata e di poter avere uno sguardo d'insieme, non magari nel corso del tempo, nel corso degli anni, ma di poter avere insieme, tutto insieme un colpo d'occhio, diciamo, della situazione. E in questo colpo d'occhio magari si fanno delle connessioni o si scoprono degli aspetti, degli elementi che sono magari che non erano balzati all'occhio precedentemente. In Esatto, questo per questo ti. caso, cosa ti è balzato all'occhio? Ecco. Ecco, in questo caso, per questo io ti dicevo, l'importante è indicizzarli, perché quando si ha un indice completo di tutti i verbali, poi se si trovano delle connessioni, facilmente si può andare a ricercare il verbale di interesse. Quindi io faccio solitamente un quadernone di quelli proprio classici. Con gli anelli, con segnate, per esempio, dalla pagina 1 alla pagina 100, tutto quello che ho trovato nel primo faldone, dalla pagina 100 alla pagina 200 e così via, in maniera che poi mi sia un po' più facile il lavoro successivo quando inizio a trovare appunto delle connessioni. E sicuramente il mio vantaggio, come hai detto tu, è di avere tutto sulla mia scrivania, tutto insieme. Perché quando si fanno le indagini, a volte, anzi direi sempre, cambia il magistrato responsabile. Quindi i primi 6 mesi c'è Mario Rossi, il secondo semestre c'è Giovanni Bianchi, l'anno successivo ce n'è un altro e quindi si perde l'ordito di quelle che sono le indagini. E questo, secondo me, è proprio l'elemento che va contro la risoluzione di alcuni casi. Il fatto che non ci sia la possibilità, il tempo, di avere tutto insieme quando si prende in mano un fascicolo, che è invece quello che io ho, perché comunque riesco a farmi un'idea dall'alto, diciamo, complessiva di tutto quanto accaduto nei magari 20 anni precedenti, che non è poco. Cosa dicevamo, cosa ti ha colpito? Qual è stato il particolare fuori posto nel tuo reinvestigare questa storia? Ma io inizialmente avevo attenzionato 5 pizze, altrettante 5 persone nel caso Nadacella, però le altre 4 si sono autoeliminate perché è impossibile che fossero state le altre 4 persone individuate agenti del reato. È rimasta in piedi solo una pista su cui comunque c'erano tantissimi indizi.
Fai conto che poi ho finita la parte sui verbali, giro, vado di persona a parlare con magari testimoni che sono entrati nell'indagine, con persone che ho attenzionato. Quindi mi faccio una carrellata di incontri, ovviamente chi dà la propria disponibilità a incontrarmi, mi faccio una carrellata di incontri. E acquisisco anche la loro prospettiva a distanza di 20 anni, oppure mi è utile capire nel tempo cosa è successo, cosa hanno fatto le persone che ho attenzionato. Va da sé che se una di quelle persone da me attenzionate, diciamo individuate sui verbali, negli anni successivi è stato indagato per un altro omicidio, ha commesso reati, eccetera, eccetera, sono cose che poi fanno scattare, insomma, un po' un campanello di allarme su quanto può dirci la vita di queste persone nei 20 anni successivi all'omicidio, che è quello di mio interesse. A questo punto però eri già andata molto oltre la necessità della tesi di master, no? Eri già entrata in Sì. un interesse anche personale, insomma, per questa storia e per i suoi protagonisti. Sì, diciamo che si sono combinate tante, tante situazioni, tante cose diverse che hanno concorso a far sì che io continuassi a occuparmi di questo caso e andassi ben oltre quello che era la mia tesi di laurea. Innanzitutto perché Silvana è una persona eccezionale, questo io non mi stancherò mai di dirlo, e che ha saputo gestire anche la sottoscritta, che non è poco. Diciamo che in questa situazione si è trovata una persona molto testarda, che sono io, con una persona molto lucida, molto intelligente, molto con un carattere speciale, per cui le cose poi si sono unite positivamente, ecco, perché magari nei primi tempi, dove tutto andava male, i primi 18 mesi è venuto tutto contro, non c'è stato nulla che potesse farmi dire, però stavolta abbiamo avuto fortuna. Niente, abbiamo avuto tantissimo vento contro nei primi 18 mesi. E devo dire che attimi, momenti di scoramento, di grande, diciamo, malinconia per quello che stava succedendo, no? Li ho avuti io. Silvana è sempre stata quella che mi ha seguita senza aspettarmi mai al varco. Cioè, Silvana non ha mai pressato, non ha mai voluto a tutti i costi un colpevole, una soluzione. Era lei che mi diceva, Antoma, sapevamo che sarebbe stato difficile. Tu, se vuoi, puoi fermarti quando vuoi ti puoi fermare, per me non ci sono problemi. Però avevamo fatto un patto. Lei non si sarebbe mai dovuta illudere di poter arrivare a una riapertura e io non mi sarei mai fatta scoraggiare dalle avversità. E quindi quando c'erano questi momenti qui neri, alla fine ci ricordavamo a vicenda la promessa fatta e siamo sempre andate avanti, sempre. Ma davvero all'inizio è stato tutto contro, il primo anno e mezzo, i primi 2 anni, tutto contro. Non c'era una cosa che andasse bene. Si andava da un testimone, non voleva parlare, un altro non si trovava, l'altro era morto. C'era sempre qualcosa che andava male. Però da una parte c'era tanto, tanto vento contro, dall'altra più andava avanti, più emergevano
indizi su che portavano sempre a questa persona che poi è stata indagata. Su questo, cioè questa molteplicità di indizi che convergevano su questa persona era inconfutabile, cioè tornava sempre tutto a lei. Ecco, e allora come mai, tutta questa serie di indizi non ha portato in passato, appunto, a dirigere l'indagine in quella direzione? Forse perché si è entrati in un tunnel cognitivo, cioè in una fissazione rispetto a sospettare altre persone come lo stesso Soracco, come la madre, insomma, eccetera. Innanzitutto c'è stata appunto, tutti erano convinti che fosse stato Soracco, il dottor Soracco, a uccidere la ragazza, però leggendo gli atti chiunque si sarebbe reso conto che lui non poteva fisicamente averla uccisa, era proprio incompatibile con tutto, con gli orari, con la sua presenza, con la sua estrema pulizia. Nel momento in cui poi arrivano gli inquirenti e soprattutto i barellieri, che sono i primi ad arrivare. Per cui di fatto c'era da mettere un paletto sulla impossibilità del dottor Soracco di essere stato materialmente l'omicida di Nada. Era proprio impossibile. E quindi da allora, da quel momento, io ho cercato un contatto col dottor Soracco. Non è stato facile all'inizio averlo, è stato anche quello rocambolesco, però alla fine siamo riusciti ad instaurare un dialogo. Questo ovviamente posso parlarne fino a un certo punto perché è parte dell'indagine successiva, però anche quello è stato per me una chiave di volta, perché di là è stato più facile acquisire tante altre informazioni. Ma queste informazioni erano nuove informazioni, diciamo, tutto quello che ha consentito la riapertura, no? E che è stato portato all'attenzione della Procura è stata una rilettura critica, logica, investigativa dell'esistente, sistematizzandolo, o oltre questo c'è stato anche, sono stati anche degli elementi in più che non erano stati considerati Entrambe, precedentemente? entrambe le cose. C'è stata un'analisi sistematica dei verbali, io li conoscevo a memoria, quelle pagine alla fine io le conoscevo a memoria e in questo mi sono anche confortata perché una volta ho letto un'intervista alla Bongiorno, che è un avvocato ovviamente grandissimo, l'ho seguita e lei ha rilasciato un'intervista in cui diceva, ma i verbali si leggono almeno 3 volte, anche 5. E si è consapevoli di saperli alla perfezione quando leggendo la prima riga di ogni verbale si sa già il contenuto della pagina. E io, ce la, io li avevo, ero così in quel periodo lì, nel senso che i verbali li conoscevo, ma non bene, benissimo. Per cui quando andavo da un testimone, quando parlavo col dottor Soracco, quando parlavo con Silvana, io sapevo perfettamente cosa avevano detto prima nel 96, quali elementi si agganciassero ai loro personaggi, alle situazioni affrontate nel corso delle indagini dei 20 anni precedenti. Per cui questo è stato per me un enorme vantaggio. Ero arrivata preparata all'interrogazione di latino, mettiamola così. Esatto, una lunga interrogazione di latino. Qual è la situazione quindi attuale adesso di questo procedimento, da un punto di vista Situazione è giuridico? che dopo 2 anni di indagini, anzi 2 anni e mezzo, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l'indagata e adesso ci sarà l'udienza preliminare. Mi hanno spiegato che con la nuova legge Cartabia l'udienza preliminare sarà fondamentale perché il giudice terzo dovrà emettere un
una sorta di pronostico su quello che è la possibilità di arrivare a una condanna e quindi decidere per mandare tutti in corte d'assise oppure il non luogo a procedere. Però ovviamente non so come andrà questa udienza preliminare, però una cosa c'è Certo. da dire, che quando è stata riaperta l'indagine Nada Cella nel 2021, io ho visto una procura intenzionata a fare tutto quello che era nelle sue possibilità per arrivare alla verità. E questo ci tengo a dirlo perché poi quando le cose funzionano, quando ci sono degli inquirenti che davvero fanno tutto quello che possono per arrivare come stato a un rinvio a giudizio, va detto, va pubblicizzato, diciamo così, perché ci vuole tantissimo coraggio anche per la procura per riaprire indagini così vecchie, perché ovviamente ci si trova davanti un compito ciclopico, anche solo andare a consultare archivi, banche dati, eccetera, eccetera, è sempre un lavoro pazzesco. Eh Però sì, è così corrisco anche che bisogna fare purtroppo. di andare a sconfessare linee investigative di chi ha preceduto, che non è magari sempre una cosa, diciamo, che non sempre una procura vuole fare. E poi c'è il metro di valutazione di ogni magistrato che può ritenere che ciò che è stato portato sia sufficiente. O che ciò che è stato portato non sia sufficiente, anche se magari sembra il contrario, naturalmente, a chi propone questo tipo di rilettura. Sai quando ci sarà l'udienza di fronte al GUP? Il 15 febbraio, però pare che venga rimandata perché alcuni avvocati sono impegnati in altri processi, quindi forse potrebbe essere rimandata a fine febbraio. È stata fissata per il 15 comunque. Ok, vorrei fare solo una cosa in conclusione, non entriamo proprio nel merito perché sennò diventa una cosa lunghissima. Gli elementi che tu hai trovato sono, per consentire questa riapertura sono sia elementi testimoniali, sia elementi relativi, come dicevi, al percorso, alla vita successiva dell'attuale indagata, e sia anche elementi, come posso dire, merceologici, no? Cioè la famosa storia del bottone. C'è anche altro oltre questo? No, allora, No. in Italia la riapertura è consentita se si è in grado di fornire agli inquirenti almeno un elemento completamente nuovo che non fosse mai stato sottoposto all'attenzione dei precedenti inquirenti. Quindi è vero che io ho fatto una rivalutazione, un rianalisi dei verbali, è vero che avevo incontrato mille persone che comunque erano entrate a vario titolo nella indagine. È vero che avevo tanti elementi indiziari su questa persona, ma non avevo quell'elemento che mi permettesse di riaprire. E alla fine, ti dico la verità, il famoso episodio di Boves, quando io sono andata a Boves a bussare e a citofonare a casa della indagata, è avvenuto perché io avevo tutto questo materiale su questa persona, che era davvero tanto, però non avevo l'elemento che mi permettesse di riaprire. Allora, siccome un po' tutti i miei amici mi continuavano a dire: tu sei pazza, ti sei In fissata su questo effetti. caso, basta, basta. C'era un coro di amici che mi dicevano: basta, appena io iniziavo a parlare di Nada Cella, se ne scappavano, cioè uscivano scappando da casa mia. Alla fine io con Silvana un pomeriggio le ho detto: guarda Silvana, io sono convinta che ci sia qualcosa su questa persona, però magari mi sbaglio. A questo punto voglio andare a Boves a conoscere questa persona. Poi magari trovo una placida cinquantenne, una signora di mezza età che mi accoglie e mi offre la torta e quindi me la faccio passare questa idea. Magari mi sono sbagliata, però io ho questo dubbio
me lo devo togliere. Allorché Silvana, che non è una, insomma, una giovanotta, mi fa: hai ragione, vengo con te. Allora, io le dico: no, forse non è il caso. E ci vado da sola, lei si impone e mi dice: no, da sola non ci va. Insomma, alla fine mi faccio accompagnare, per fortuna, da due miei amici. Questi due miei amici vengono anche abbastanza esasperati della serie. Sì, noi veniamo, però sappi che è l'ultima volta che ti stiamo dietro, poi non cancella il nostro numero di telefono e partiamo tutti quanti per Boves. E lì, guarda, una roba da film, cioè io sono, Partiamo per quando ci Boves, ripenso, dico: aspetta, ma è facci capire, possibile? Boves si trova in Piemonte? Boves si trova a Cuneo, quindi io prendo l'aereo. Mi vengono a Da prendere questi Bari? due amici da Genova. Io prendo l'aereo da Bari a Genova, mi vengono a prendere questi due amici e andiamo a Boves. Allorché, dell'episodio nello specifico non posso parlare, però ci tengo a dire che l'incontro fu assolutamente garbato, piacevole. L'indagata fu molto disponibile, a parlare, a fermarsi, a dialogare, e che solo una persona che avesse cognizione, avesse conoscenza di quanto effettivamente è successo nello studio, aveva motivo di avere una reazione assolutamente esagerata come quella che lei ebbe. Facciamo un esempio adesso, così, giusto per far capire. Se io vengo a casa tua e mi fermo a parlare della tua carriera di giornalista, e tu sei così gentile da metterti a disposizione da parlare della carriera di giornalista, se ti cito un particolare inerente all'omicidio di Pasolini, che non è mai stato riportato dai giornali, che può conoscere solo ed esclusivamente chi sa cose molto specifiche dell'omicidio Pasolini, e tu hai una reazione assolutamente esagerata. Perché? È strano, certo. Perché? Perché la reazione esagerata non è stata nel momento in cui lei ha pensato, ha potuto pensare che noi fossimo delle truffatrici o fossimo delle persone diverse da quelle che andavamo dicendo. Assolutamente. La reazione esagerata è dovuta al mio tirar fuori un dettaglio che non sapeva nessuno riguardo all'omicidio di Nada Cella, che non sapeva nessuno, lo sapevamo solo io e lei. A questo punto, perché Certo. altrimenti la reazione esagerata non si spiega. Quindi di là, quell'incontro è stato davvero dirimente per me, perché io, quando poi sono arrivata a casa, felice anche di essere sopravvissuta e di aver ascoltato il consiglio di Silvana, che mi diceva di non andare da sola, quando sono arrivata a casa mi sono detta: eh no, allora avevo ragione io, e adesso continuiamo. Per cui ho richiamato la procura, un eccezionale dottor Modesti, e gli ho spiegato la situazione e gli ho detto: guarda, mi servono tutti i verbali, tutti, anche quelli nascosti, quelli che erano nel tribunale, che adesso sono stati portati al tribunale a Genova. Mi serve tutto, tutto, tutto quello che posso avere. E lui è andato giù nell'archivio di Genova e si è digitalizzato tutti i fascicoli. 12.000 pagine digitalizzate, vuol dire fare PDF a mano, ci ha Sì. messo 3 mesi, mi ha rimandato tutti i fascicoli digitalizzati e dopo appena 5.000 pagine, perché ovviamente li ho ricontrollati tutti, però alla fine li conoscevo a memoria, quindi era tipo figurine, no? Facevo: questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho. Rimanche. Arrivata più o meno alla 3.000esima pagina, ho trovato il verbale dei bottoni, e là io quel verbale Aperto il verbale. ce l'ho ancora in borsa, per dire, no, ce l'ho stampato in borsa, perché lì appena l'ho letto ho
ho detto, ma possibile? Io l'ho letto tipo 5-6 volte quel verbale lì, perché dicevo, ma non è possibile, non è possibile. Forse si è sbagliato, mi ha messo un foglio di un altro caso, di un'altra indagine che non c'entrava nulla. E invece è stato quell'elemento lì poi che ha fatto riaprire l'indagine. Però alla fine di un calvario, alla fine di una via crucis, non è stata una cosa trovata lì. E comunque, se io non avessi conosciuto perfettamente le altre 12.000 pagine, non mi sarei mai resa conto dell'importanza cruciale di quel verbale. Ecco, allora, diciamo che abbiamo un po' raccontato cosa c'è dietro un'indagine di questo genere. E anche L'indagine in molto sé, altro. molto fatto. L'indagine in sé, poi la trovate, insomma, stanno uscendo diversi materiali, articoli, libri su questa cosa. Però oggi ci tenevo appunto a parlare con te della difficoltà di affrontare un caso freddo. Quindi abbiamo ripercorso un po' vantaggi e svantaggi di questo tipo di situazione e anche gli esiti molto interessanti che se ne possono avere a prezzo di lunghe battaglie, però, perché non è assolutamente una cosa facile. Vedremo cosa avviene di fronte al GUP, che è il prossimo snodo importante, incrociando le dita naturalmente, incomincio a incrociare le dita io, perché naturalmente dopo tanti anni è giusto che Silvana e tutti quelli che hanno voluto bene a Nada sappiano la verità, qualunque essa sia, insomma, ecco, poi, insomma, sarà la magistratura a decidere. Io intanto ti ringrazio Grazie per questa intervista e do a tutti appuntamento al prossimo venerdì della Cronaca Nera. Arrivederci e ricordatevi sempre che il nero sta bene su tutto.